Per iniziare il terzo giro salgo di 2 catenelle, 1, 2, e nel primo spazio che abbiamo vado a creare una mezza maglia alta. Quindi prendo il filo su uncinetto, nel primo spazio che trovo dopo la catenella che abbiamo fatto, qua, vado a fare la prima mezza maglia alta, tirando il filo su tutti e tre fili che abbiamo sull'uncinetto. Nel prossimo spazio creato dalle 2 maglie alte vado a creare le 2 mezze maglie alte, sempre nello stesso spazio. Qua vado a creare la prima mezza maglia alta, la seconda sempre nello stesso spazio, qua. Quindi il primo gruppo da 2 mezze maglie alte. Nel prossimo spazio vado a creare una sola maglia alta, una sola mezza maglia alta, nell'altro spazio 2 mezze maglie alte. Praticamente, come avete osservato, alterno una volta. Faccio una mezza maglia alta nel gruppo dal secondo giro dove abbiamo fatto le 2 maglie alte nello stesso punto, vado a creare in questo spazio delle 2 maglie alte, vado a creare un gruppo di 2 mezze maglie alte. Quindi faccio una mezza maglia alta, 2 mezze maglie alte nello stesso punto. Poi di nuovo una mezza maglia alta e nello spazio creato di 2 mezze maglie alte prima vado a creare 2 mezze maglie alte. Dopo che ho creato le 2 mezze maglie alte vado a fare una mezza maglia alta, di nuovo 2 mezze maglie alte, una. E 2. Andiamo a fare altre 7 mezze maglie alte, quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Come potete vedere, vado a fare le maglie nello spazio delle 2 maglie. Quindi la settima mezza maglia alta. Dopodiché vado a fare 2 maglie alte, quindi nel prossimo spazio vado a creare una maglia alta, nell'altro spazio un'altra maglia alta. In questo modo le 2 maglie alte. Dopodiché vado a creare 2 maglie alte nello stesso punto. Quindi in questo punto, sempre nello spazio, andrò a creare 2 maglie alte, una, e 2. Alterno facendo una maglia alta, quindi nel prossimo spazio una maglia alta. E di nuovo dal gruppo che è formato del secondo giro, qua dove sono 2 maglie alte nello stesso punto, vado a creare altre 2 maglie alte, sempre nello stesso punto, una maglia, 2, sempre nello stesso. Quindi abbiamo un altro gruppo.
dopodiché una maglia alta e altre due maglie alte nello stesso punto, un'altra maglia alta. Quindi questo è il gruppetto da 2, adesso un'altra maglia alta e un altro gruppo. Praticamente nel gruppo da 2 creiamo un altro gruppo da 2. Quindi nel giro secondo abbiamo fatto alcuni gruppetti, due maglie alte nello stesso punto. Dove sono queste due maglie alte? Nello spazio che creano, vado a creare altre due maglie alte. Nell'altro spazio che si crea fra questi due gruppetti, vado a creare una maglia alta. Arrivo sempre al gruppo di 2. Quindi vado a creare due maglie alte. Nello spazio vado a creare una maglia alta. Quindi abbiamo un gruppo, che è questo, un gruppo, una maglia alta. Secondo gruppo, una maglia alta. Terzo gruppo, una maglia alta. Quarto gruppo, una maglia alta. Quinto gruppo, una maglia alta. E andiamo a fare l'ultimo gruppo, il sesto. Il sesto gruppo, che sono sempre le due maglie alte nello stesso punto, e dopo vado a lavorare a specchio di ciò che abbiamo fatto prima. Quindi le due maglie alte, quindi qua una maglia, un'altra maglia alta. E dopo 7 mezze maglie alte. Quindi la prima, la seconda, la terza. Vedete, in ogni spazio vado a fare una mezza maglia alta, la quarta, la quinta, la sesta, la settima. Vado a realizzare un'altra mezza maglia alta. E dopo, dalla seconda catenella, creo qua, unendo le due maglie con la maglia bassissima, in questo modo. Adesso il terzo giro finisce con 46 maglie. Andiamo a fare il quarto giro salendo con 2 catenelle. Nello spazio creato qua al primo vado a realizzare una mezza maglia alta. Nel prossimo spazio vado a realizzare 2 mezze maglie alte. Un'altra mezza maglia alta nel prossimo spazio, continuo
sempre nel prossimo spazio un'altra mezza maglia alta, la terza mezza maglia alta, la quarta, sempre nello spazio creato, fate attenzione, essendo mezze maglie, dovete trovare lo spazio. La quinta, dopo la quinta mezza maglia, vado a creare due mezze maglie nello stesso punto, quindi in questo spazio qua. Vado a creare due mezze maglie, una e due, un'altra mezza maglia da sola e un altro gruppo di due mezze maglie. Ecco qua il gruppo. Vado a continuare con mezze maglie fino ad arrivare alle maglie alte, quindi vado a creare una mezza maglia alta, la seconda mezza maglia alta, la terza mezza maglia alta, la quarta, la quinta, la sesta, settima, e l'ottava mezza maglia alta. Siamo qua arrivati alle maglie alte, quindi dopo 8 mezze maglie alte inizio a fare 2 maglie alte, una due, dopodiché vado a fare un gruppo da 2 maglie alte, un'altra maglia alta, un altro gruppo da 2 maglie alte, una maglia alta, in questo modo, un altro gruppo . Una volta fatto il terzo gruppetto da 2 maglie alte, vado a fare 5 maglie alte, quindi una, due, tre, quattro e cinque. Mi trovo dall'altra parte della mia scarpetta. Vado a realizzare 2 maglie alte, un gruppo da 2 maglie alte e una maglia alta. Un altro gruppo da 2 maglie alte nello stesso punto, li chiamo gruppi perché proprio si realizzano 2 maglie alte nello stesso punto. Quindi il secondo gruppo, dopo vado a realizzare una maglia alta e vado a finire con terzo gruppo. Ecco qua.
realizzo 2 maglie alte, una e due, dopo vado a finire con 8 mezze maglie alte, quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Vado a fare l'ultima mezza maglia alta, che dopo andrò a chiudere alla prima catenella, che è formata dalle 2 catenelle per salire per formare il quarto giro, quindi unisco tutte e due con una maglia bassissima. I punti contatti sono comprese anche delle nostre catenelle, quindi la maglia che io non contavo all'inizio, quando finisco il giro metto in conto anche la maglia delle catenelle, quindi abbiamo un totale di 60 punti. Una volta fatto il quarto giro, faccio il quinto giro senza diminuire, senza aumentare i punti, quindi mi ritroverò sempre con 60 punti. Salgo di 2 catenelle e vado a creare sempre mezze maglie alte, quindi in ogni punto vado a creare mezza maglia alta. Vado a lavorare a mezza maglia alta fino a chiudere il mio quinto giro.
Ed eccomi qua, arrivata alla fine, dove andrò a realizzare l'ultima mezza maglia alta. Andrò a chiuderla sulle catenelle che abbiamo fatto, le due catenelle per salire all'ultimo giro. Chiudo insieme a maglia bassissima, in questo modo. Allora, abbiamo ottenuto una suola. Di 8 centimetri. Quindi, una volta finita la suola, possiamo tagliare il filo. Chiudo in questo modo il mio lavoro, passando dentro nella catenella il filo che è rimasto, tirandolo per bene, e non mi resta che realizzare la parte sopra della mia scarpetta.